L'idea di fondo, sia di questa sia delle prossime conferenze, è che attraverso i canali della letteratura più popolare che esista, cioè le fiabe, quelli proprio innocui, quelli che non hanno censura, i canali senza censura, perché sono le cose che racconta la nonna, la nipotina. Attraverso questi canali, non trovando altre vie, una cultura antica si è riuscita ad esprimersi per millenni in una cultura avversaria. Allora, la cultura antica si chiama matriarcato, la cultura avversaria si chiama patriarcato. La cosa che colpisce di più in una cultura matriarcale è che il centro della società in una cultura matriarcale sono i deboli, i bambini e i vecchi. Non c'è scrittura, non c'è numero, non c'è senso del tempo, non c'è ordine. L'ordine è quello dei lupi, è quello delle volpi, è quello delle foglie, è un ordine naturale. Questo è il mondo matriarcale che impareremo a scoprire attraverso le fiabe. Noi parleremo delle fiabe in questo senso, come voci di una cultura matriarcale antica che adesso non parla e che può parlare. Se comincia a parlare con te, ci guadagni, perché hai più voci in campo, hai più punti di vista in campo. La prossima volta che entri, che la mamma ti manda in un bosco a trovare la nonna da sola, col cestino, tu canta pure tra la lero tra la la, ma sappi che stai andando incontro all'iniziazione. E se le cose a un certo punto si mettono così male che il lupo ti mangia, quello è perché sei solo a metà della storia. E poi vieni fuori. Quando la nonna, la zia, l'autore di fiabe, la mamma, raramente il papà, ti racconta Cenerentola, sa che cosa ti sta raccontando? No. È un narratore inconscio. Lui ti narra, ma non sa cosa sta raccontando. Allora, la prima versione, te l'ho detta, la versione ufficiale, è piena di buchi. Non si capisce perché c'è lo specchio, non si capisce perché c'è il bosco, non si capisce la roba del cuore, chi sono sti nani, perché si veste da vecchia, perché è dalla mela, cos'è la bada di cristallo. E niente, la nonna, la zia, la mamma, quando va bene, ti racconta sta roba, no? L'adulto è solo un tramite della fiaba, non è un padrone della fiaba, della domina. Adesso vediamo un po' se riusciamo a trovare una serie di collegamenti che ci permettono di riempire quei buchi lì di interpretazione e di farli apparire sensati. Che cosa vede Aladino sulla lampada quando la strofina? Vede l'immagine di se stesso. La lampada non contiene olio, contiene altre cose. Vuota la lampada, perché quello che contiene non è vero olio. Vuota il mondo del suo contenuto, impara a vederlo. Frase di Matrix: vi fanno male gli occhi, sì, perché non l'hai mai usato. Non l'hai mai usato. Ci siamo, siamo sempre lì. Perché questo tipo di lettura delle fiabe è un insieme di informazioni coordinate tra loro che a prenderle sul serio sono di applicazione semplicissima. Se leggete le interpretazioni delle fiabe che ci sono, strutturaliste o altro, vi accorgete che sono considerati piccoli manufatti preistorici che si conservano per gentilezza per divertire i bambini e per farli addormentare. No, in realtà non servono per far addormentare i bambini, servirebbero per svegliare gli adulti.